Buongiorno, oggi è venerdì ed è il 16 febbraio del 2018. La meditazione stamattina è ispirata da quelle parole straordinarie e belle che sono scritte in Seconda Cronache, al capitolo 20, al versetto 17, dove attraverso la bocca di un profeta Dio disse ad Israele, in un momento molto difficile, li stava aspettando una delle più grandi battaglie che avevano mai affrontato. E le parole erano... sono queste: prendete posizione, rimanete fermi e vedrete la liberazione di Dio che è con voi, perché la battaglia non è vostra. Affrontiamo tante battaglie, affrontiamo tanti ostacoli, affrontiamo tanti giganti, affrontiamo tante situazioni che ogni volta che si presentano davanti ai nostri occhi le vediamo insormontabili, impossibili da affrontare. E la parola di stamattina è molto semplice, perché l'incoraggiamento di Dio è molto semplice ed è sempre lo stesso: fidati di me, io sono con te, questa battaglia non è tua, ma esci di fronte al tuo nemico, prendi posizione, rimani fermo e vedrai la liberazione di Dio, perché Lui è con te. Vedrai la liberazione di Dio perché Lui è con te e Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Perché? Perché Dio non cambia, perché Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Quindi se lo ha fatto ieri, lo farò anche oggi e lo farà anche domani. Se si è preso cura di te ieri, lo farà anche oggi e lo farà anche domani. Se ti ha liberato dal tuo nemico e ti ha provveduto per te, ti ha guarito, si è fatto conoscere, si è rivelato nella tua vita, lo ha fatto ieri, lo farà anche oggi e lo farà domani, perché Lui non cambia e i Suoi cambiamenti non dipendono da te. Grazie a Dio per questo. I Suoi cambiamenti, il Suo cambiamento non dipende da noi. Lui non cambia per il semplice fatto che Lui non dipende da noi. Quindi Lui in se stesso è amore. Questo è il vero motivo ed è l'unico motivo per il quale Lui ci ama, ci benedice, perché Lui è amore e il Suo amore non dipende da noi. Dipende da noi realizzarlo. Quindi avere quella fiducia semplice come quella di un piccolo fanciullo per poter credere che papà è sempre uguale, che papà è sempre lo stesso, che Lui è padre e si prende cura di noi. Prendete posizione, rimanete fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, di Dio che è con voi. A volte il rimanere fermi è molto più difficile che fare qualcosa. Perché? Perché cerchiamo sempre delle soluzioni nostre, perché cerchiamo sempre di risolvere le situazioni con le nostre abilità. È scritto in Zaccaria qualcosa di straordinario, qualcosa che ci può ispirare oggi, dove dice: non è né per forza né per potenza, ma è per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. E Dio ti libera dalla tua situazione non perché sei forte, non perché sei capace, non perché hai delle risorse, ma perché Lui ti ama. E non sarà per le tue abilità, ma per l'abilità dello Spirito Santo che lavora in favore della tua vita. E noi dovremmo uscire fuori da una mentalità religiosa che ci ha condizionato in tutti questi anni. Noi molto spesso pensiamo che dobbiamo pregare per avere successo, che dobbiamo pregare per essere liberati, che dobbiamo pregare per essere benedetti, che dobbiamo pregare per avere un favore da parte di Dio. E riflettevo in questi giorni che fare cose del genere è come chiedere al fuoco di essere caldo, è come chiedere al vento di muoversi, è come chiedere al ghiaccio di essere freddo. Noi non dovremmo mai pregare per la benedizione di Dio nella nostra vita, perché la benedizione di Dio è nel nostro DNA. Non dovremmo mai pregare per prosperare, non dovremmo mai pregare per essere benedetti, perché questo è, credo che è un'offesa a colui che ci ha creato. Noi siamo stati creati con il DNA del successo, siamo stati creati con il successo di Dio dentro le nostre viscere, dentro il nostro sangue. La formula per andare avanti, per avere successo, per stare bene, per essere benedetti è nella nostra vita e non dovremmo mai chiederla. Del resto Paolo ha detto una cosa bellissima, dice: noi siamo stati già benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E ringraziato sia Dio, Paolo dice, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ed è fantastico vedere qualcosa del genere. E mentre sono qua a fare un video,
Io sono qua a vedere un amico mio che si fa presente dopo quanti anni? 20, no, aspetta, 24 anni io rivedo un amico mio che eravamo insieme alle scuole medie, quindi vi devo salutare, un abbraccio a tutti quanti che è troppo importante.